presentarvi Pietrangelo Buttafuoco. Grazie, grazie per essere qui. Grazie, grazie. Martedì 10 luglio si è tenuto un nuovo appuntamento della rassegna Pieve Incontra nell'auditorium Battistella Moccia di Pieve di Soligo. Ospite della serata, Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore siciliano, con il quale si è discusso a fondo sul tema della sicurezza e della giustizia fai da te. Un fatto tutto politico è quello di far sì che ogni cittadino abbia diritto alla sicurezza, così come ognuno ha diritto alla salute, così come ognuno ha diritto all'istruzione. E questo deve ritornare in un meccanismo semplice, nelle mani dello Stato. Deve essere lo Stato a farsi carico della nostra istruzione, della nostra salute e della nostra sicurezza. La deriva pericolosa è quella di far sì che tutto venga privatizzato, col risultato che soltanto chi è ricco può avere un'istruzione, chi è ricco può avere la salute, chi è ricco può avere la sicurezza. L'esperto, in una delle sue ultime pubblicazioni, un romanzo dal titolo Armatevi e morite, condanna l'atteggiamento della giustizia privata ed esorta lo Stato a tutelare la sicurezza dei propri cittadini, i quali, sempre più spesso, reclamano il diritto di ammazzare chiunque si avvicini al focolare domestico. Quando c'è una pistola in scena, prima o poi spara. La citazione di Chekhov fa d'uopo, perché affidare la giustizia alla giustizia fai da te, al singolo cittadino, è pericolosissimo per un semplice motivo: si trova a fronteggiare sempre dei professionisti del crimine, i quali hanno il vantaggio di preparare la sorpresa e hanno il doppio vantaggio di adoperare quegli strumenti di morte. E ognuno di noi si ritrova in una doppia possibilità: nella migliore delle ipotesi trasformarsi in un assassino, nella peggiore delle ipotesi trasformarsi in un assassinato. Durante la serata è stato presentato anche un altro suo libro, dal titolo I baci sono definitivi, un'opera in cui l'autore, pendolare nella metropolitana di Roma, osservando persone a lui sconosciute, racconta di incontri straordinari che gli danno l'occasione per riflettere sul tema dell'amore. Questo